Massimo D'Alema, lo sapete tutti, è non solo il testimone ma anche il coreuta di una serie di momenti storici di grandissima importanza, non solo per il nostro paese ma anche per la politica europea e internazionale. Per questo vorrei partire, ecco, dalla politica internazionale per fare alcune domande al presidente D'Alema. In che modo Kosovo e Siria sono diversi e che cosa ne pensi delle azioni del ministro degli esteri Bonino in questo contesto? Ma io sinceramente la scelta di un intervento militare in Kosovo fu una scelta molto dolorosa, sofferta. Devo dire la verità che io fui tra quanti resistettero e poi durante l'azione militare, come ha ricordato il generale Wesley Clark in una sua memoria, lunga intervista che fece anche il New York Times, noi fummo tra quelli che cercarono di evitare soprattutto i bombardamenti sulle città della Serbia e di gestire il conflitto in una logica politica. La principale differenza era che l'azione militare in Kosovo aveva un obiettivo politico chiaro e aveva uno sbocco politico chiaro, perché l'obiettivo politico era quello di ottenere il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo e quindi, diciamo, l'indipendenza di fatto del Kosovo. Poi l'indipendenza del Kosovo è stata riconosciuta molti anni dopo. Ora, un'azione militare in Siria è un'azione militare di cui non è chiara la finalità politica. La debolezza dell'iniziativa americana, secondo me, era innanzitutto questa. Qual era lo scopo politico? Punire Bashar al-Assad per l'uso delle armi chimiche. Si fa un bombardamento per punire, ma punire non è un obiettivo politico molto ragionevole. Quindi era una posizione debole quella americana, che infatti ha creato, diciamo, ha diviso l'Europa, che diciamo, direi in grande maggioranza l'Europa era contraria, l'opinione pubblica americana era contraria. E secondo me muoveva anche da un'analisi abbastanza semplicistica della situazione in Siria. Io adesso non vorrei fare la lunga, ma io ho l'impressione che un po' tutta l'analisi che l'Occidente, parlo soprattutto degli americani, perché l'Europa non ha fatto nulla, l'Europa non esiste in questa vicenda, veramente si è misurato il fallimento totale della politica estera europea, mediterranea, si capisce bene che cosa consiste, cioè. Ma questo sommovimento del mondo arabo, no? Che è l'inizio di una grande trasformazione che secondo me non si è conclusa e che sicuramente, come tutte le grandi rivoluzioni, è un processo molto complesso, sanguinoso, contraddittorio, richiede un'azione politica, economica, culturale, di lungo periodo e intelligente. L'Occidente non ha avuto questa capacità. L'Occidente si è mosso a casaccio, innanzitutto su una base, un'analisi sbagliata, che ci fossero i popoli in rivolta contro i dittatori. Sì, c'era anche questo elemento, ma questo elemento si è immediatamente collegato ad una lotta religiosa tra gruppi. La Siria è un paese, intanto un paese inventato dal colonialismo, diciamo, ma è un paese nel quale c'è una maggioranza sunnita che è stata oppressa dal regime, ma è anche vero che ci sono minoranze sciite, alawite, ebraiche, uno dei pochi paesi arabi dove c'è persino una minoranza ebraica tutelata, cristiana, curda. E nel momento in cui la rivolta popolare, che la rivolta popolare ha avuto un volto, diciamo,
gradito all'Occidente, abbiamo libertà, democrazia, le elezioni, abbiamo visto dei professori girare per l'Europa, ma quelli sono, insegnavano alla Sorbona, no, non in Siria. Ma in Siria, sul terreno dove si combatte, così come accadde in Libia, la rivolta è stata guidata dai gruppi fondamentalisti. In Siria la forza combattente principale, si chiama Al-Nusra, è legata a doppio filo ad Al-Qaeda, è formata da gente, tra l'altro, come avviene spesso in questi casi, sono gruppi formati da combattenti che vengono da ogni parte del mondo arabo. Vorrei che a noi fosse chiara la complessità del processo che è aperto nel mondo arabo, dove, diciamo, l'Occidente dovrebbe, con intelligenza, qui già forse pongo un obiettivo quasi realizzabile in questo inciso, diciamo, accompagnare questo processo verso esiti democratici, sapendo che questo comporta un compromesso. La democrazia non è soltanto ovviamente il diritto di voto, ma è il rispetto delle minoranze, perché il voto, se vince, cosa fa? Le repubbliche islamiche. E il rispetto delle minoranze, il rispetto delle differenze religiose, il rispetto dei diritti della donna. In alcuni di questi paesi il passaggio dalla dittatura alla democrazia, per esempio, ha comportato un radicale arretramento nel riconoscimento dei diritti delle donne. Un radicale arretramento. Allora, accompagnare questo processo è molto complicato, secondo me non si fa con un bombardamento. Quello che veramente la debolezza del mondo occidentale è stata l'incomprensione culturale della complessità del processo di trasformazione che si è aperto nel mondo arabo, che significherà a lungo una lunga fase di instabilità con pericoli che noi dovremmo accompagnare con politiche attive, intelligenti, coerenti. Io mi permetto di dire, per esempio, che da una parte noi armiamo i combattenti islamici legati ad Al-Qaeda e dall'altra parte appoggiamo il colpo di Stato militare in Egitto contro i fratelli musulmani, che nel mondo islamico sono la parte più moderata. L'arresto di un presidente eletto per la prima volta in Egitto. Insomma, tutto questo mi lascia molto perplesso. Detto questo, in questa situazione, proprio la confusione della posizione occidentale ha aperto un grande spazio all'iniziativa politica della Russia. E perché l'incertezza e la confusione occidentale ha consentito a Putin di presentarsi come quello che a un certo punto ha messo in campo l'idea di una giornata, cioè quella di dire benissimo, eliminiamo l'arsenale chimico, facciamo un accordo. Io adesso mi metto nei panni degli americani, diciamo che se esiste della signora Ashton, una volta mi vengo dubbio che effettivamente questo nome corrisponda alla realtà effettiva, diciamo, se noi non vogliamo che tutta questa vicenda si concluda con un grande successo diplomatico della Russia e con un grande vantaggio militare di Assad, noi dovremmo dire non basta eliminare l'arsenale chimico. Adesso la pressione internazionale deve imporre una conferenza di pace, il cessate il fuoco, il dispiegamento di una forza internazionale di garanzia e un accordo che preveda il superamento della dittatura, il riconoscimento dei diritti della maggioranza, nel quadro tuttavia di un sistema di garanzie per le diverse minoranze che vivono nel paese. Cioè noi, perché se noi non cogliamo questa occasione per imporre un cessate il fuoco, nel momento in cui la Russia, diciamo, si è ingaggiata, e quindi non fermarci soltanto a congelare l'arsenale chimico, il rischio secondo me è che da tutta questa vicenda esca vincitore Putin e Assad. Ora io, per quanto possa essere critico verso Obama e verso l'Europa, credo che se escono vincitori Putin e Assad non è una cosa buona.
è una domanda molto breve. La fondazione di cui lei è presidente è spesso critica della politica estera americana o in generale del modello economico americano, ma secondo lei dovremmo, potremmo imparare qualcosa dall'America come italiani e come europei? A differenza di quello che si teorizza in Europa, dove si teorizza l'austerità, dove si teorizza che lo Stato non deve occuparsi dell'economia e una serie di sciocchezze micidiali di questo genere, diciamo, che sono l'ideologia dominante da troppi anni, Obama ha riversato un'enorme quantità di denaro pubblico nell'economia americana e ha cercato di rilanciare la crescita e l'occupazione. Può darsi che i risultati che ha ottenuto siano stati inferiori alle attese, ma sicuramente sono stati superiori a quelli europei. Quindi da questo punto di vista credo proprio l'Europa non è nelle condizioni minimamente di criticare gli americani sotto questo profilo. Anzi, forse qualcosina dovrebbe imparare. Imparare per esempio che senza grandi investimenti pubblici, senza una ripresa forte dell'azione pubblica, diciamo, senza uscire da questa gabbia di questa ideologia dannosa dell'austerità in cui l'Europa si è autoppressa, diciamo, sulla base di un'ideologia, perché abbiamo dei debiti, gli americani hanno più debiti di noi, il Giappone è il doppio di noi, nessuno si fa soffocare da questo. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo in termini di disoccupazione giovanile, di impoverimento dell'Europa. Da questo punto di vista no. Noi siamo pro-americani. Benissimo, mille grazie. Nel tuo ultimo libro, Controcorrente, tu scrivi che il contributo più importante che il centro-sinistra italiano può dare, tornando al governo e ai progressisti europei, sarebbe quello di portare all'Unione con coerenza e forza il peso di una visione politica europeista e federalista. Perché credi che questo ruolo spetti proprio al centro-sinistra italiano? Perché noi veniamo da una grande tradizione, siamo espressione di una grande tradizione fortemente europeista. Ora, parliamoci chiaro, l'europeismo in questo momento si scontra con una grande delusione nei confronti dell'Europa, per cui io penso che l'europeismo di maniera non avrebbe grande successo alle prossime elezioni europee. L'europeismo di cui c'è bisogno è l'europeismo di chi dice noi vogliamo cambiare l'Europa. E vogliamo cambiare l'Europa sotto un duplice profilo. Primo, vogliamo un'Europa più democratica. E quindi qui potrei fare una conferenza di un'ora, diciamo, questo è proprio il mio core business. Che cosa vuol dire un'Europa più democratica? Ma diciamo per semplificare un'Europa meno intergovernativa e che sia di più espressione diretta della volontà dei cittadini europei. Quindi rafforzare l'asse Parlamento-Commissione, intendendo la Commissione come un vero e proprio governo dell'Europa. E noi pensiamo di andare alle elezioni questa volta, noi socialisti europei, io sono un socialista europeo, questo no, è una cosa mia, però personale, non voglio coinvolgervi minimamente, nel senso faccio parte della presidenza del Partito Socialista Europeo. Però visto che anche i candidati al congresso, compreso Renzi, hanno detto che se vince il congresso si iscrive al Partito Socialista Europeo, vi aspetto a braccia aperte, pare che tra un po' vi congiungerete a me, io faccio parte già. Noi socialisti europei abbiamo deciso di presentare alle elezioni europee un candidato e un programma con l'idea che i governi, anziché negoziare tra di loro un candidato, debbano scegliere il candidato che è espressione di una possibile maggioranza parlamentare del Parlamento europeo. Quindi un'Europa più democratica è un'Europa che cambia il contenuto delle sue politiche, almeno su tre punti essenziali. Primo, ci vuole una politica comune sulla questione del debito. Ci sono tantissime idee, non voglio entrare nelle tecnicalità, diciamo. Potremmo prendere un'idea tedesca, che è quella di creare questo Debt Redemption Fund, cioè un fondo europeo, che non significa farsi pagare i debiti dagli altri,
attualmente siamo noi che paghiamo i debiti dei tedeschi, pochi sanno questo, perché ovviamente l'attrazione di capitali verso la Germania è pauroso, quindi è pauroso, la differenza fa sì che ci sia un flusso. Pare che la crisi dell'euro, ha calcolato all'università di Göttingen, hanno calcolato che la crisi dell'euro rende la Germania un punto di PIL all'anno, nel senso dei trasferimenti finanziari, cioè guadagni finanziari. Quindi, però detto questo, un fondo europeo significa abbattere i tassi di interesse e quindi liberare risorse per la crescita. Secondo, ci vuole una politica di investimenti europei, anche finanziati sul mercato, grandi infrastrutture, ricerca, innovazione, economia verde. Terzo, ci vuole la cosiddetta golden rule, cioè bisogna avere un criterio più flessibile che consenta una ripresa degli investimenti nazionali. Io non ho mai capito perché noi dobbiamo considerare gli investimenti come se fossero spesa pubblica. Gli investimenti non sono spesa pubblica. E il fatto che l'Europa abbia accettato questo criterio, e cioè di calcolare gli investimenti alla stregua della spesa pubblica, fa sì che per raggiungere il famoso 3%, la via più semplice è tagliare gli investimenti. Quindi è veramente è un effetto controproduttivo, perché i paesi non sono spinti a cercare di ridurre la spesa pubblica improduttiva, tagliano gli investimenti in modo da raggiungere gli obiettivi europei. Quindi noi vogliamo nuove politiche volte alla crescita, all'innovazione e al lavoro, e un'Europa più democratica. Questo è il nostro europeismo. E più unita. E più unita. Siamo disposti, il vero win-win deal, come dicono gli americani, sarebbe un accordo nel quale la Germania accetti una politica più espansiva e in cambio ci sia maggiore integrazione politica, e quindi anche un maggiore controllo sui bilanci nazionali, non è che vogliamo, però nel quadro di una politica più espansiva. Come tu saprai, la Commissione Saggi ha dato la sua relazione qualche settimana fa sui progetti di riforma istituzionale. Su una cosa sono tutti messi d'accordo, è la posizione della circoscrizione estera, che prevede la cancellazione dei nostri rappresentanti in Parlamento. Ora tu ci raccontai qualche anno fa una cosa che io alla fine condivido, che è un po' un paradosso, che alla fine i nostri golf, che sono magari spesso filippini in Italia, che pagano le tasse e lavorano nel nostro paese, non possono votare, quando invece ho nipoti nostri italiani indicati in Sud America, che in Italia non sono visti in cartolina, neanche possono votare e esprimere il loro giudizio. Al tempo stesso, come tu sai, la nostra comunità all'estero si sta espandendo sempre di più. A Londra ormai è una città italiana della grandezza di Parma, di Reggio Emilia. Quindi volevo chiederti la tua posizione al riguardo sulla cancellazione della circoscrizione estera. Io sono favorevole, diciamo, ecco. Sono abbastanza favorevole, ma non, cioè, io penso, insomma, noi dobbiamo, è chiaro che non possiamo spezzare questo legame. Mi domando se l'esistenza di questa circoscrizione estera ci ha dato quello che ci doveva dare sotto il profilo di questo legame, ecco. Quante persone hanno votato, quali garanzie ci sono dal punto di vista delle modalità di voto. Forse adesso, a parte quello che propongono i saggi, dico, sarebbe molto interessante se qualche dibattito, una riflessione su questa esperienza si aprisse tra gli italiani che vivono all'estero. Tra l'altro ci sono categorie molto diverse di italiani che vivono all'estero. Sono italiani che vivono all'estero per un periodo temporaneo, perché per ragioni di lavoro, diciamo, mentre invece poi c'è l'emigrazione più antica, no? A volte si ha l'impressione, se uno guarda l'emigrazione più antica, che la parte che rimane più legata ai comites, eccetera, oramai è una minoranza. Perché la gran parte dell'emigrazione più antica si è integrata. Io portai in quella intervista un esempio abbastanza clamoroso, diciamo.
appena nominato, diciamo, che è un esempio abbastanza clamoroso, cioè che la moglie di Lula, non parla una parola di italiano, ma simpaticissima signora, penso anche che voti per noi, anzi non ho dubbi, quindi figuriamoci per togliere il diritto di voto, ma non c'entra niente con l'Italia, cioè, è di origine italiana, ha diritto di voto, partecipa alle elezioni per il Parlamento italiano, mentre Elisabetta, che ha cresciuto mio figlio, diciamo, e che vive a casa mia da 17 anni, non ha diritto di, ancora in attesa che la cittadinanza, non ha diritto di voto, parla foggiano Elisabetta e paga le tasse da noi, ma cioè, è una cosa ragionevole, è chiaro che non, io penso che c'è qualcosa che non funziona in questo, bisognerà che ci rimettiamo le mani, che ci ripensiamo un po', cerchiamo di organizzare in modo più ragionevole questo rapporto, facciamo dei conti di quanta è la percentuale di quelli che poi effettivamente hanno votato. Oso, propongo un dibattito su questo tema. Assolutamente sì, questo è un aspetto, diciamo, che noi circoli del PD all'estero sentiamo molto vicino, abbiamo appena iniziato un dialogo proprio tutti insieme su questo tema per cercare di arrivare a dare un contributo a Roma per quello che riguarda un po' i problemi e anche le soluzioni, anche noi crediamo, molti di noi perlomeno credono che alcuni dei risultati, anche in un certo senso di sprovincializzazione che si sperava di ottenere attraverso il voto all'estero, non sono stati ottenuti, e che comunque il voto all'estero si può riformare prima di essere cancellato, e dunque sicuramente spero che potremo contribuire in questo senso. Adesso una domanda di Jacopo Coletto. Buonasera. In questi tempi si parla molto di privatizzazioni come un possibile metodo per diminuire il debito pubblico. Lei durante il suo governo nel 99 non si è opposto all'OPA che Colaninno ha lanciato contro Telecom Italia, Telecom Italia che era stata privatizzata 2 anni prima dal governo dell'Ulivo, quindi non ha voluto usare la Golden Share che pure era una possibilità del governo. Ora sappiamo tutti come sono andate a finire le cose, Colaninno e i suoi colleghi hanno dovuto comprare la Telecom Italia a debito che ha gravato sui bilanci della società, e dopo 2 anni si erano ritrovati in una forte difficoltà, hanno dovuto cedere la mano a Tronchetti, il quale con politiche abbastanza discutibili ha rimpicciolito la società diminuendo la fluttuazione. Quindi quello che vorremmo chiederle è, considerati questo precedente e altri precedenti simili e la congiuntura politica italiana di adesso, lei sarebbe ancora favorevole o no a privatizzazione di aziende pubbliche per diminuire il debito, oppure preferirebbe altre possibilità e perché? E lei ha ricordato l'OPA che fu fatta da Colaninno e da altri partners, non fu la privatizzazione, era già avvenuta. Nel momento in cui noi sciogliemmo l'IRI e facemmo le privatizzazioni, tra l'altro l'Italia dovette farlo perché aveva un impegno preso con l'Unione Europea, in particolare con lo scritto a me, perché ci obbligava a procedere in quella direzione. Per quanto riguarda l'OPA, io non sono affatto pentito di non avere usato la Golden Share, a parte il fatto che era opinione, diciamo, di una parte del governo che l'uso della Golden Share fosse anche discutibile sotto il profilo delle norme comunitarie, avrebbe potuto essere impugnato, ma il fatto che una grande impresa italiana, anziché diciamo passare di mano a un in qualche salotto, come sempre è avvenuto nella storia d'Italia, diciamo,
venisse contesa sul mercato era un evento talmente importante dal punto di vista del funzionamento del capitalismo nel nostro paese che io credo fosse giusto che il governo non intervenisse. Era una pressione molto forte. La famiglia Agnelli controllava di fatto la Telecom pur avendone acquistato lo 0,6% delle azioni. Siamo uno strano capitalismo, tipo dinastico, in cui quattrini spedirono fuori pochi, diciamo, soprattutto proprio. Ci fu una pressione enorme perché il governo intervenisse, ma a me sembrava. Il progetto alternativo non era granché, diciamo, eh. Intendiamoci, la debolezza Colaninno è di tutti quelli che hanno gestito Telecom quello che aveva il progetto industriale più forte e più efficace. Aveva una grande debolezza che era la fragilità della compagine proprietaria. Non fu lui che volle vendere Conchetti, lui resistette, furono i suoi soci, Rignutti e compagnia, che pensarono di realizzare, come dire, una plusvalenza particolarmente vantaggiosa, con risultati catastrofici, perché Conchetti pagò l'azienda a valori che non avevano più nulla a che vedere con i valori di mercato. Diciamo, però poi Tronchetti fu supportato dalle banche, si creò un gruppo stabile con le banche, cosa che invece non avvenne con Colaninno. Perché? Perché, diciamo, Colaninno era considerato uno estraneo a un certo establishment, parliamoci chiaro. Newcomers non piacciono in Italia, non piacciono. E non piacciono neanche i governi che disobbediscono ai consigli della famiglia Agnelli. Comunque, detto questo, per oggi io credo, noi abbiamo in Italia tre grandi aziende a controllo pubblico, sono Finmeccanica, Eni, Ene. Meno male che ci sono, sennò saremmo fuori dal mercato mondiale, perché la prova di sé che ha dato il capitalismo italiano, diciamo, con le privatizzazioni è... diciamo stendiamo un velo, quindi io sono contrario a cedere il controllo di queste società. Penso che si possa ragionevolmente dismettere in modo intelligente una quota importante di patrimonio pubblico e produttivo, che è molto rilevante. Penso per esempio ai beni pubblici che ci sono nel cuore delle città. Pensi soltanto che cos'è dentro Roma, diciamo, il quartiere militare tra Viale Giulio Cesare, Viale delle Milizie, eccetera. Ci sono una quantità di beni pubblici, anche collocati in aree strategiche, nel cuore delle città, eccetera, i quali sicuramente si può pensare di creare un fondo immobiliare, cioè di alienare. Naturalmente, come dire, valutando le tendenze del mercato, una cosa che va fatta in modo intelligente, non svendendo, però io non sono affatto contrario a cedere beni pubblici, ma non il controllo delle tre grandi aziende, diciamo, anche perché io non vedo in Italia gruppi industriali in grado di assumerne il controllo garantendo a queste aziende di continuare ad essere protagoniste sul mercato mondiale come esse sono oggi. Una domanda velocemente sulla situazione della politica interna a proposito dello scandalo dei Monti Paschi di Siena. L'indagine è ancora in corso, però ci sono ricorrenti voci che ci sia il coinvolgimento di esponenti politici che hanno portato al disavanzo di questa società. Nell'attesa che si completino tutte le indagini e ci siano delle sentenze su questo problema, non sarebbe il caso di fare un forte appello a tutti gli amministratori nazionali e locali del Partito Democratico ad astenersi dall'intromettersi in questioni che sono al di fuori della politica?
Guardi, il Monte dei Paschi, fino a quando il Monte dei Paschi di Siena ha come principale azionista la fondazione, e la fondazione è per legge nominata dagli enti locali senesi, è inevitabile che essi se ne occupino, nel senso che se non se ne occupano vengono meno a un dovere. La banca sicuramente sono stati delle responsabilità, degli errori di gestione, ma non diversi da quelli che sono accaduti in tante banche private. Cioè non è che diciamo ciò che è accaduto al Monte dei Paschi dipende dalla politica. E noi abbiamo fior di banchieri privati che sono stati condannati anni e anni in prigione per bancarotta preferenziale, cioè non è che c'è la politica questa forma di criminalizzazione della politica viene fatta da chi diciamo vuole proteggere le responsabilità. Le faccio l'elenco delle condanne che hanno raccolto diciamo i principali esponenti del capitalismo della finanza privata italiana, è impressionante. Certo, ne scrivono più raramente, essendo proprietari dei giornali. Sono notizie che diciamo, vengono presentate in modo più rapido, diciamo. Con i politici invece sono molto severi, diciamo. Ma non è che la natura dei reati, sì, sono reati, i grandi magistrati, degli errori che sono stati compiuti nel Monte dei Paschi sia molto diverso da quello che è avvenuto in tante banche private italiane. Io penso che c'è un problema del sistema bancario e finanziario, più che della politica, onestamente. Politica c'entrata abbastanza poco, salvo che nella nomina degli amministratori, però voglio dire, la nomina degli amministratori competeva alla politica, già la politica senese, questo c'è poco da fare, erano i proprietari della banca, chi li deve nominare gli amministratori? I proprietari. Io ripeto, sono del parere che questa loro proprietà andasse di guida, infatti vi avevo suggerito tanti anni fa, scendete sotto il 50%, fate una fusione, ingranditevi, sprovincializzatevi, soltanto che lì sembrava veramente che si volesse che portare via il monte a Siena, parliamo di Siena, una città che diciamo, non è che la politica controllava il monte, è il monte che controllava la politica, diciamo le cose come stanno, chiunque non sia al sciocco lo capisce immediatamente. Quando in una città di 60.000 abitanti c'è una banca che dà da mangiare a tutta la popolazione, i professionisti, solo tra lavoratori diretti e indiretti, e la fondazione, è una tale potenza il Monte dei Paschi, la Monte dei Paschi controllava tutto. Per anni e anni non c'è mai stato un sindaco che non fosse un ex dipendente del Monte dei Paschi. Cioè c'era una compenetrazione totale, questa è la verità. Per cui l'idea di privatizzare la banca, secondo le direttive da noi emanate, ha incontrato un'enorme resistenza. Poi le cose sono finite come sono finite. Posso dire con assoluta certezza, il Partito Democratico non ha preso un euro, diciamo, non c'entra nulla, diciamo, salvo che nel fatto ovviamente che gli amministratori senesi hanno nominato, ripeto, il fatto che loro nominassero i membri della fondazione, che la fondazione nominasse gli amministratori della banca, era la legge, i proprietari della banca, chi deve nominare gli amministratori della banca se non i proprietari? La mia domanda ritorna al tema siriano, perché mentre parlavo mi veniva in mente che l'Europa ha una grande mancanza rispetto agli Stati Uniti, non abbiamo forze armate comuni per esempio, anche se è stato indicato nel Trattato di Lisbona che la Costituzione è sicuramente auspicabile, non ce le abbiamo. E chi è che si oppone a questa formazione? Che secondo me risolverebbe una grande mancanza di peso politico in situazioni come la Siria o come la Libia.
e eviterebbe ai singoli paesi di decidere per conto loro. Io sono perfettamente d'accordo con lui, penso che l'Europa avrebbe bisogno di una forza comune, oltretutto questo consentirebbe una forza militare efficace, soprattutto una maggiore capacità di proiezione esterna e un risparmio, nel senso che noi abbiamo una spesa militare complessiva che non è di molto inferiore a quella degli Stati Uniti, solo che noi spendiamo un sacco di soldi per mantenere caserme, e abbiamo invece un investimento bassissimo nelle nuove tecnologie, quindi una capacità di proiezione minima. Bisognerebbe, naturalmente le resistenze sono enormi, perché diciamo, le forze armate nazionali sono, come dire, in alcuni paesi baluardo estremo della realtà dello Stato-nazione. Questo vale in particolare per quei paesi europei che si percepiscono come grandi potenze e non lo sono più in realtà. Tuttavia, come fanno parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, come pensano che il mondo sia sempre il mondo del dopoguerra, si percepiscono come grandi potenze, in particolare la Francia e il Regno Unito. D'altro canto, la Francia, se noi vogliamo una forza militare europea efficace, il nervo non può che essere rappresentato dalla Francia e dal Regno Unito, perché pur non essendo più delle grandi potenze, però non c'è dubbio che hanno un livello di una capacità militare, una capacità tecnologica che è di gran lunga superiore a quella degli altri paesi. Quindi è un processo molto complesso a cui io spero, in questo caso la crisi e le ristrettezze di bilancio ci sono alleate, nel senso che possono spingere verso scelte più coraggiose. Volevo tornare sulla questione della spesa pubblica, il 46% di PIL versus 23%. Secondo lei dove è andato questo 7% di GDP? Il denominatore è un po' scelto, cioè il GDP è un po' più basso adesso di quanto non fosse purtroppo, ma vorrei avere un senso, perché se potessimo recuperare 7 punti di GDP dalla spesa pubblica invece di essere intrappolati nella discussione sull'IMU piuttosto che l'IVA, queste piccolezze, tutto sommato avremmo un sacco di spazio per fare un sacco di cose interessanti. Guardi, è vero, il denominatore è sceso, questo non c'è dubbio, però noi eravamo arrivati al 53% con il governo Berlusconi. Quindi anche prima che ci fosse la grande crisi, che poi dal 2007, dal 2008 ha portato a questa discesa del PIL. Io penso che una parte di questi soldi se ne sono andati in grandi opere, cose che non si sono poi fatte. Dopo, non so quanto è stato speso per fare il G8 alla Maddalena, che poi non si è fatto perché è stato fatto all'Africa, diciamo. Una cosa che a mio giudizio, vi dico un parere eretico, quindi vi chiedo scusa perché può creare immediatamente, può sembrare, diciamo, che non sia politically corretto. Io penso che una parte del disastro si chiama federalismo. Il cosiddetto federalismo è stato un autentico disastro nazionale. Era stato pensato perché bisognava semplificare, avvicinare i cittadini, eccetera, ma il modo in cui si è realizzato, forse diversamente, ma il modo in cui si è realizzato ha determinato un aggravio del peso e dei costi della burocrazia che è stato impressionante. Il cosiddetto federalismo, anziché semplificare, ha moltiplicato i centri di decisione, ha moltiplicato le strutture burocratiche,
con un effetto di aumento di costi per le imprese, per i cittadini e per la pubblica amministrazione. La sburocratizzazione è l'unico modo di ridurre la spesa pubblica. La spesa pubblica è funzione della complessità burocratica, del peso delle strutture burocratiche. E se lo si vuole ridurre strutturalmente, l'unico modo è agire sulle procedure e sulle strutture della burocrazia. Buonasera, senta, una domanda. Persone come noi che sono qui a New York, che sono venute per studio, per carriera, ovviamente seguiamo le vicende italiane da vicino sui giornali, però io volevo la sua opinione personale. Dal suo punto di vista personale, quali sono le più grosse opportunità del PD in questo momento, le più grosse challenges o rischi? Il PD vive un passaggio abbastanza delicato, diciamo, perché da una parte ovviamente noi ci siamo presi la responsabilità di garantire la stabilità del paese, penso dobbiamo farlo, questo è il nostro sforzo. Naturalmente, avendo a che fare con un partner che è abbastanza problematico, il cosiddetto PDL in corso di trasformazione, tornando a Forza Italia, non è facile, è una stabilità difficile. Noi abbiamo dovuto pagare dei prezzi, perché per esempio io penso che questo IMU non fosse affatto la priorità per il paese, diciamo. Ci siamo creati un problema inutile dal punto di vista dei conti pubblici, mentre le risorse disponibili andavano concentrate in un'altra direzione, che era quello di ridurre il cuneo fiscale, cioè guadagnare competitività per le imprese e migliorare i salari. Quindi è una governabilità difficile, anche perché sottoposta balzi di umore, i contraccolpi delle vicende giudiziarie di Berlusconi, eccetera, ma noi dobbiamo cercare di garantire la stabilità di governo e possibilmente anche un indirizzo di governo un po' più incisivo, soprattutto se vogliamo agganciare la ripresa economica e trasformarla in una certa ripresa dell'occupazione, anche se questo per un po' di tempo non sarà fatto. Nello stesso tempo, mentre garantiamo la stabilità di un governo straordinario, perché ovviamente la collaborazione con il centrodestra non è esattamente, diciamo così, il destino della nostra vita, noi dobbiamo preparare un nuovo centrosinistra. Lo faremo a partire dal nostro congresso. Ma io penso una cosa sinceramente, io voglio esprimere un'opinione. Io non ho dubbi circa il fatto che la personalità più adatta a ricoprire il ruolo di segretario del partito, io penso che il segretario del nostro partito debba fare il segretario del nostro partito e che il leader del centro-sinistra debba essere un'altra persona, anche perché il centro-sinistra non coinciderà con il Partito Democratico, ma sarà inevitabilmente una coalizione di forze politiche, della società civile, quindi io immagino il centro-sinistra un po' come una coalizione per eleggere un sindaco. Normalmente il candidato sindaco non è il segretario del partito. Penso che la persona più adatta per fare il segretario del partito sia, a mio giudizio, senza alcun dubbio, Gianni Cooper, per lo spessore culturale innanzitutto. Io ho vissuto in un partito in cui mi spiegavano che il segretario del partito deve essere un intellettuale. E la gente quando lui parla deve tacere perché pensa che lui sta per dire qualcosa che loro non sanno. Ora, nella nuova generazione non ne abbiamo molti, ma Gianni è uno dei pochi che corrisponde a questi identikit. Per spessore intellettuale, anche per lo spessore umano ed etico. Nello stesso tempo penso che la personalità pubblica più forte che abbiamo, quindi in un periodo di caduta della partecipazione politica è un asset per noi, è Matteo Renzi ovviamente ha una presa, una capacità di suscitare entusiasmi anche fuori dal nostro partito. Ritengo che, non so come andrà il congresso,
io penso che all'interno del partito andrà in un modo e poi nel voto esterno, che sarà molto condizionato dai media, non c'è par condicio, diciamo, qualsiasi cosa dica Renzi fa titolo sui giornali, penso che alla fine prevarrà magari Renzi, quindi sarà un congresso che avrà due facce. Però siccome Renzi non sa come si dirige un partito, poi dovrà rivolgersi a degli specialisti per fare questo, diciamo, questo normalmente li forniamo noi. Quindi direi, io penso che alla fine, diciamo, queste persone si siano necessarie vicendevolmente. Dare una nota di ottimismo. Alla fine in qualche modo si tratta di personalità, di culture, che sono abbastanza complementari tra di loro e che quindi in un modo o nell'altro, qualsiasi sia reso il congresso, dovranno trovare un modo di collaborare. La situazione più ragionevole è che occupano di righe il nostro partito e Renzi faccia il candidato nel centro-sinistra. Con tutto il rispetto per Enrico Letta, una persona di prim'ordine e che noi dobbiamo difendere come Presidente del Consiglio, ma io credo che quando finirà questa stagione la spinta del nostro elettorato sarà a una personalità nuova, perché vuoi o non vuoi fare capo del governo con il partito di Berlusconi sarebbe logorante per chiunque, anche per una persona indubbiamente seria e capace come Enrico Letta. Quindi la mia sensazione è che quando finirà questa esperienza, che potrebbe anche durare qualche anno, io penso che soprattutto se si fanno le riforme istituzionali, il governo può arrivare tranquillamente al 2015 eccetera, ma penso che quando poi finirà questa esperienza ci sarà una spinta verso il cambiamento e il cambiamento sarà per come si vede ora, ecco. Poi naturalmente andiamo in un mondo imprevedibile, io dico sempre, è inutile che pensiate che decidiamo ora chi sarà il candidato del 2015, perché potrebbe iscriversi al Partito Democratico Membo Kit e a quel punto che fa? Gli impedisci di partecipare alle primarie? Ci vuole la criptonite, no? Questo sarebbe impossibile. Quindi viviamo in una società mobile dove i tempi della politica si sono accorciati, quindi bisogna essere pronti a cavalcare le novità. Benissimo, allora io in questa nota di ottimismo vorrei quasi chiudere, solo una brevissima risposta che la volevo dare anch'io, perché insomma da segretario del circolo del PD volevo dirti che, circolo del PD New York, chiaramente volevo dirti che insomma da donna è bene pensare che il Partito Democratico è l'unico partito in Italia che ha una piattaforma seria per le donne. Basti pensare che francamente nel programma del Movimento 5 Stelle la parola donna non era menzionata neanche una volta e che nel programma del PDL era menzionata su varie pagine una volta nella frase la famiglia comunità naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Ecco, anche solo per questo vale la pena avvicinarsi al Partito Democratico, possibilmente tesserarsi, ancora meglio se parlo qui da New York. Adesso noi vogliamo regalare, insomma, offrire una tessera onoraria del PD di New York a Massimo D'Arema come nostro primo tesserato onorario e poi ecco anche una bellissima maglietta disegnata apposta per noi da un disegnatore nostro iscritto che dice qualcosa di sinistra. Qualcosa di sinistra in New York City. Confidando nella grandissima autonomia di Massimo D'Arema, insomma, siamo felici di regalare questa maglietta. La quota di iscrizione. Faccio osservare che sono già iscritto al Partito Democratico, perché qualcuno potrebbe avere dei dubbi. Quindi adesso ne ho due. Io ho anche pagato una cosa, sono iscritto al leggendario circolo Mazzini. Aspettiamo la quota via così. Per l'onorario non è necessaria la quota. Il leggendario circolo Mazzini che ha fatto parte della storia della sinistra italiana. Thank you.
Mille grazie a tutti per essere venuti, speriamo di avere un'altra occasione con Massimo D'Alema per incontrarci di nuovo e fare le altre migliaia di domande che avevamo risolvato per noi. Mille grazie a tutti.